Ciao a tutti, io sono Lenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Finiamo di rispondere ai tag dove mi hanno taggato. Vincenzo, sempre tu sei, lo so, io ti voglio bene, però anche basta, insomma. Allora, scherzi a parte, questo è il 50 domande scomode book tag. Verrà sicuramente un video lunghissimo, quindi iniziamo subito, non ci mischiamo, ovviamente, però prima di iniziare vi ricordo che vi lascio i video di Vincenzo su nelle schede se volete recuperarli, dovete ovviamente, è d'obbligo. E iniziamo subito, non ci mischiamo, se no finiamo domani, perché qua io sono già logorroica di mio, questo video è già lunghissimo di suo, quindi figurarsi le due cose messe insieme. Va bene, comunque, partiamo subito con la prima domanda. Copertina rigida o tascabile? Allora, io in realtà sono un 50 e un 50 perché le copertine rigide mi danno un senso di protezione, non so come dire, che tengono la storia dentro, come un guscio, no? E quindi in quel caso sono tipo copertina rigida fino alla fine. Però dall'altra parte ci sono anche tascabili che mi danno un senso di comodità. Non lo so perché, cioè magari riesco a tenerlo meglio in mano, a leggerlo, a fare cose di qua, di là, non lo so. Comunque, diciamo un 50 e un 50. Seconda domanda, sovracopertina sì o no? Anche in questo caso dipende. Tendenzialmente sì, perché mi piacciono moltissimo. Vedete quella di Red Rising, che è super fighissima. Ora ve la faccio vedere, anche se... sovraccoperta del non lo so che cos'è, una qualcosa, insomma, per fare lucido, credo. Anche gli altri due ce l'hanno, il secondo e il terzo. Però è molto figo, profumo ancora di pagine nuove. L'ho tratto troppo bene. Questo libro è uno dei miei preferiti, tra l'altro. Guardate che figata! Poi anche all'interno è super figo, ovviamente anche qui ha un po' rovinato, però vabbè, chi se ne insomma, cioè. Poi vi spiegherò, dovrebbe esserci una domanda su questa cosa dopo, in cui posso allacciarmi a questo discorso dei libri rovinati, però è molto figo, però ci sono tipo altri libri, tipo Four, così come anche la trilogia di Divergente non mi piace molto, cioè nel senso è solamente la sovraccoperta fatta così, però dopo all'interno non c'è un cazzo, cioè questo non mi piace. E un'altra cosa che mi piace appunto dei libri con la sovraccoperta è proprio questo, per esempio adesso vi faccio vedere. Anche Hunger Games non mi piace molto la sovraccoperta in realtà, perché boh, anche qui ovviamente ho rovinato, vabbè, chi se ne. Però tipo all'interno c'è questa cosa super figa. Amo troppissimo, cioè l'unica cosa che mi piace di questo libro è quello. Però poi ne parleremo nella prossima domanda, perché dovrebbe esserci una domanda fatta apposta. Questo video sarà un po' frivolo, un po' così, senza tagli, chi se ne frega. Oddio, non lo so se ci saranno dei tagli in seguito, però. Un po' così, cioè io sono così, penso che i book tag debbano essere un po' così friarelli, perché è anche un modo per conoscersi effettivamente, quindi vado anche un po' così gironzolo per la camera prendendo i libri per rispondere. Però comunque andiamo avanti, ecco qui la domanda che volevo dire, insomma, che è quella attesa da me. Libri nuovi o usati? Allora, io vado sui libri nuovi, se poi devono essere appunto rovinati, tra virgolette, da me, come appunto Hunger Games o Red Rising, che sono comunque segni di lettura molto, cioè che ci si può passare anche un po' sopra, no? Io ho Eragon completamente rovinato, cioè, vedete? Letto, 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 riletto, ma questo non è niente, perché questo, cioè, sta bene. Se voi vedete Brisingr come sta messo, ragazzi, voi non potete capire. Completamente rovinato. Tra l'altro Brisingr è anche il mio preferito, quindi l'ho riletto, riletto, riletto più delle altre volte, cioè più degli altri, insomma, completamente rovinato. Qui, poi vabbè, l'ha letto anche mia sorella, quindi voglio dire, Eragon ha una storia dietro, sia mia che di mia sorella. Ci sono molto affezionata anche appunto ai segni di lettura, che i libri nuovi non hanno, mentre quelli usati sì. Io ho preso alcuni libri dalla casetta degli uccelli, come per esempio Il socio di John Grisham, che appunto un po' qua si vede, forse. In camera non si vede niente, però ha i segni di lettura qui, poi anche altri, ovviamente molto simili, ovviamente simili a questo, che un conto è sono miei, cioè se sono segni di lettura miei mi vanno anche bene perché raccontano un po' la mia storia, non i libri. Poi
Mi piace anche se c'è del vissuto in un libro, però devono essere miei appunto quelli usati invece. Per esempio, se vedete anche il Landog che ho, questa era di mia zia, no? Quindi c'è una sua storia, non la mia. Questo libro usato, o libro, fumetto usato di mia zia, che ha la sua storia e non la mia, appunto. Quindi per questo scelgo sempre i libri nuovi. Poi, quarta domanda. Audiolibri sì o no? Sì, decisamente sì. Io ho scoperto gli audiolibri grazie agli audiolibri del Signore degli Anelli di Riccardo Ricobelli e poi riscoperti recentemente, però anche quelli di Andrea della Locanda della Tormenta. Se volete sapere un po' più nello specifico cosa penso degli audiolibri, delle mie esperienze, vi lascio il mio ultimo video dedicato proprio agli audiolibri, però io li straadoro. Poi, quinta domanda. Compri libri per la copertina? No. Però di solito vado un po' a vedere di cosa tratta un libro solo per la copertina. Cioè, se mi piace una copertina molto, molto figa, no? Mi avvicino, leggo la trama, le prime pagine di solito, poi se mi piace lo compro, altrimenti no. Poi, numero 6, un libro bello con una copertina brutta. Allora, sinceramente al momento non lo so, potrei rispondere con Eragon, però è un libro brutto Eragon al momento, nonostante io ci sia affezionata e tutto, cioè è molto figo. Però posso rispondere anche cambiando risposta con La stanza della morte di Jeffrey Deaver. A me piace questa copertina, però il libro non è molto bello, cioè in confronto a tutti gli altri libri che ho letto di Deaver, questo non è che mi faccia molto impazzire, però la copertina è molto bella. Poi, 7, un libro brutto con una bella copertina. Anche qui magari posso rispondere con Hunger Games, con il prequel che mi ha fatto abbastanza schifo, però la copertina è bella, cioè in confronto al libro, cioè è vero che prima ho detto che non mi piace molto, però in confronto al contenuto la copertina è bella, poi ripeto, cioè vogliamo parlare di questa figata? Dai, è super fighissimo. Però peccato per il contenuto che non mi ha fatto molto impazzire in confronto alla trilogia madre fa abbastanza schifo e ripeto scusate le spalle però questo video fa un po' così chi se ne frega così giusto per tornare sul tubo in modo molto frivolo insomma il primo libro che hai letto si chiama Qualsiasi cosa o qualunque cosa per salvare un cane di cui ho fatto anche una recensione agli albori del mio canale, ve lo lascio su nelle schede se lo ritrovo. E dovrebbe essere anche la prima recensione che abbia mai fatto su questo canale. Quindi, se volete sapere un po' di cosa parla, cosa ne penso, trovate tutto in quella recensione lì. Però lo tengo molto nel cuore, bellissimo quel libro. 9, l'ultimo libro che hai finito. No, non mi ricordo adesso perché sto avendo un attimo il blocco del lettore, però vi posso dire che l'ultimo libro che sto leggendo è Iperversum, quindi sarà anche il prossimo che finirò. Probabilmente prima di questo, qual è che ho finito? Questo forse, La vita davanti a sé. Non mi ricordo perché sto avendo un blocco del lettore, quindi sto partendo un po' di cervello, però va bene così. Va così sto periodo. Poi l'ultima serie che hai finito. L'ultima serie che ho finito? 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 Ah, si tratta di questa qui, Fidanzati dell'inverno e Seguiti di Christelle Dabaud, che appunto l'ultimo l'ho letto appunto ai primi di gennaio. E ne parlerò presto sul canale, farò anche questa una recensione, l'ho già fatta una, però solo dei primi due e la concluderò a breve comunque. Questa recensione pesa tantissimo, cioè tutti e quattro insieme pesano. Comunque questa. Undicesima domanda, l'ultimo libro che hai comprato? Allora, l'ultimo libro che ho comprato dovrebbe essere questo. L'Enigma della Camera 622 di Joël Dicker, tra l'altro l'ultimo libro pubblicato dell'autore che io devo assolutamente leggere e devo recuperare anche tutti quanti gli altri, perché sì, voglio dire, Joël Dicker. Grazie Emanuele per avermi fatto scoprire Joël Dicker. Il tuo genere preferito? Il mio genere preferito è il fantasy e anche il thriller giallo. Mi piacciono molto questi, però tendenzialmente il fantasy. Tredicesima domanda, qual è il tuo libro preferito di questo genere? Allora, Eragon per l'affetto, ma in realtà
il mio preferito in assoluto Forever and Ever è Nevernight, la trilogia di Nevernight, ma anche Hunger Games, Red Rising, tantissimo, però Nevernight primo posto. Quale genere non leggi molto? I classici. Io e i classici abbiamo un rapporto di odio, solo di odio. E anche i romance non li sopporto, cioè li leggo per ridere fondamentalmente. Quindicesima domanda, leggi poesie? No, mi fanno schifo. Leggi saggistica scientifica? No, neanche questo non mi piace. Leggi libri per ragazzi? Sì, a volte. Hai abbonamenti a BookBox? No, però mi piacerebbe molto, ma sono povera come la merda. Qual è il tuo articolo libresco preferito? Io non leggo queste cose. Qual è il tuo segnalibro attuale? Ve lo faccio vedere subito. È bellissimo, tra l'altro ho comprato di recente, sto leggendo Hyperversum, come avevo detto prima. E il segnalibro è questo qui. È troppo tenero, ma perché non mette a fuoco? Come fanno i booktuber professionisti qua a mettere fuoco? No, non lo so. Comunque, così. Qual è l'oggetto più strano che hai usato come segnalibro? Probabilmente un pezzo di carta, che poi tra l'altro l'ho fatto uno io tra l'altro come segnalibro. Adesso lo faccio vedere, sta ancora dentro il Signore degli Anelli, che è questo. Bellissimo, un po' strano, lo so, fa un po' paura, un po' di timore forse, un po' inquietante, però mi piace molto, quindi questo penso. 22, sopra copertina o no? Ma questa domanda già l'ho fatta prima. Comunque sì, ho risposto di sì prima. Chi è la tua crush nei libri? Oh, Peeta Mellark, ovviamente, l'amore mio. Ma che Caspian, Caspian è stato l'amore della mia per la vita davvero, ancora adesso. 24, coppia preferita. Qui vi voglio. Posso dirvi forse una ship così? Daenerys e Jon Snow. Li amo. Che non c'è nei libri forse. Non lo so perché ho letto solo i primi tre. Però nelle serie sì, li ship troppissimo. Ecco, forse ritornando ad Harry Potter e magari rispondendo un po' più specificatamente diciamo, la domanda. Probabilmente direi Luna e Neville, cioè io li shippo troppo anche se sono canon. Una canon non mi viene in mente in Harry Potter, ma nelle altre, negli altri libri, boh, questi mi vengono in mente questi al momento. Fatevi andare bene. Poi il cattivo preferito. Il mio cattivo preferito fa parte della serie di Terry Goodkind. Cioè la spada della verità. Mamma mia, che polvere, santa madonna. Dark Herald si chiama. Io lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo. È il mio preferito. Cioè, io devo continuare a leggere questa serie solo per Dark Herald. Che probabilmente non ci sarà più, non lo so se ci sarà. Cioè, sono 11 libri, ne ho letti due. Quindi, boh, mi baso solamente su quei due. Poi, avventura preferita. Anche in questo caso probabilmente direi o Eragon oppure appunto anche la Spada della Verità. Ci sono molto affezionata per tantissimi altri motivi che sono diversi da quelli di Eragon, quindi queste due probabilmente. Poi numero 27, serie, trilogie o standalone? Allora io vado molto su trilogie o standalone, massimo 4 libri, cioè le uniche saghe più lunghe di 4 libri che abbia mai letto appunto. Sono Harry Potter e La Spada della Verità, che in realtà è ancora in corso, cioè sto ancora leggendo. Però appunto ripeto, trilogie o standalone, io preferisco. 28, ebook o cartacei? Io vado molto sul cartaceo, però sto scoprendo i vantaggi dell'ebook. Comunque io vi lascio su nelle schede il mio video dedicato appunto agli ebook, se volete sapere un po' più nello specifico cosa ne penso. Poi 29, qual è il tuo adattamento preferito? Direi Hunger Games o Harry Potter, forse più Hunger Games perché Harry Potter, vabbè, dal quarto in poi lasciamo perdere, non ne parliamo. Ho anche il Signore degli Anelli, amo il Signore degli Anelli sia come libro sia come appunto film, trilogia di film. Poi, adattamenti cinematografici o serie?
Probabilmente serie, per tantissimi motivi. Perché probabilmente in una serie, essendoci tante puntate, magari una puntata può durare anche 40-50 minuti o un'ora, quindi magari ci si dedica più tempo e quindi ci possono essere più particolari, la storia può essere trattata meglio e non come lo schifo di Harry Potter. Per esempio anche Hunger Games, vabbè, Aragorn, lasciamo perdere il film di Aragorn. Però i film magari, non lo so, attirano di più perché magari escono al cinema e poi l'atmosfera del cinema è ben diversa da guardare una serie a casa, al calduccio, nel letto magari. Però vado un po' più sulle serie, anche se probabilmente è più bello andare al cinema a vedere un film, insomma. Vediamo, dipende. Dipende, insomma. Però più serie forse. 31. Quale libro ha bisogno di un adattamento? Nevernight, assolutamente. Poi non lo so, non mi viene. Va, Red Rising. Sicuramente Nevernight, anche Red Rising. Io li voglio al cinema. Pretendo queste trilogie al cinema. E facciamo le cose fatte bene, per favore. Non come Divergent o Hunger Games o Harry Potter. Facciamo le cose fatte bene. Cioè, soprattutto Nevernight, per favore. Per favore, trattiamole bene. Poi 32, il miglior mondo libresco, Signore degli Anelli, probabilmente, che citerò molto spesso in questo video, lo sto citando un po' troppo spesso, però è la verità, per me è lui, è il Signore degli Anelli, ma anche Narnia in realtà, non scordiamoci di Narnia. Stile di scrittura preferito? Bella domanda. Io in realtà ultimamente mi sto approcciando tanto al fantasy per adulti, quindi magari quello un po' più volgare, ma anche come proprio crudele, no? Un po' come Nevernight, insomma, quello stile là. E sì, quello è quello lì. Oppure anche Red Rising, anche, che sto citando anche troppo spesso in questo video, però vabbè. Poi, quale libro ami ma nessuno conosce? Questo ce l'ho, ho la risposta anche a questa domanda. Ora vi faccio vedere subito qual è. E questo qua, facciamo burdello, brava Ilenia. Allora, si tratta del Bambino di Fiume di Sadie Jones. Nessuno ne ha mai parlato. Perché nessuno parla di questo libro? Io l'ho amato, a parte che è stato un regalo di mio padre inaspettato, perché un giorno torna a casa e mi fa, tocco comprare un libro, tieni. Io ero là tipo, quelli che ha cuore, è stato bellissimo tra l'altro questo libro, quindi amatelo, amatelo assolutamente. Intanto metto a posto qui perché è fatto un macello. Poi numero 35, libro popolare che tu hai odiato. Allora, io ho odiato nel profondo del mio cuore, beh, oddio, in realtà non lo so perché io forse sto odiando, senza aver letto niente, la Creature Verse, perché cioè, basta, anche meno, per favore. Però devo leggere, cioè, mio questo è solo un pregiudizio, dovrei leggerlo prima. Però, sinceramente, letti, non lo so. Letti, sinceramente, non lo so. Probabilmente, tra quelli letti, appunto, c'è la quadrologia che vi ho mostrato prima di Fidanzati nell'inverno, perché è iniziata bene, mi stava piacendo, però poi è un po' calata. Però è un parere abbastanza comune, quindi non lo so, di letti sinceramente non mi viene in mente. Numero 36, letture dell'infanzia che tu hai amato. Roald Dahl, dal profondo del cuore. Io ho letto quasi tutto di Roald Dahl, però leggevo anche molto spesso i libri che pubblicavano la catena della battella, sì, battella, certo, battello a vapore, amavo, io li compravo sempre. O anche Tea Stilton, Geronimo Stilton, insomma, classici, insomma. Poi, numero 37, un libro che ti ha cambiato la vita. Un libro che mi ha cambiato la vita, Il Signore degli Anelli, sicuramente. Poi, appunto, anche La Spada della Verità, più la serie, in realtà, della Spada della Verità, Hunger Games, Harry Potter. C'è molta scelta sotto questo punto di vista. Signore degli Anelli, Aragorn, veramente tantissimi, diciamo più che altro il genere fantasy, perché così è alla fine. Poi, numero 38, un libro che hai odiato a scuola. Beh, tutti i classici praticamente, in particolare i Malavoglia. Poi, no, domanda numero 39,
Compri per collezione? Diciamo sì e no. Io compro più che altro libri che spopolano, no, ultimamente sto comprando libri che spopolano, prendete Sara J. Maas per esempio, o La Cresce Versi, io sicuramente la comprerò, cioè è vero che c'è un pregiudizio che la odierò, però ne parlano talmente tanto che io devo averlo, anche Nevernight ne hanno parlato talmente tanto che io ho dovuto leggerla, no, ho dovuto comprarla, e quindi adesso è lì che è vero che io l'ho amata la trilogia di Nevernight, però è lì anche per collezione, quindi sicuramente sì. Però li leggo anche, ovviamente, i libri Sara J. Maas, appunto, Nevernight, La Grecia, verso adesso devo comprare, devo leggerla, vediamo un po' come sarà, se il mio pregiudizio sarà valido oppure no. Però sì. 40, doni i libri? No. Quelle pochissime volte, anzi rarissime volte che ho donato dei libri, poi non sono più tornati indietro. Allora, un conto è in realtà donarli, cioè, ho donato solamente due libri in tutta la mia vita, mi sta bene anche così perché è stata una mia scelta personale e anche consapevole. Diversamente, in realtà, è prestare. Non mi sono mai più tornata indietro, quindi li ho dovuti riprendere con la forza. Uno ancora non mi torna indietro. Vediamo un po' se quest'estate i miei cugini si ricorderanno di riportarmi i libri di Lavenia, perché io ci tengo, cioè devono. Adesso magari dopo glielo scrivo quando verranno. Glielo dico. 41. Il tuo snack da lettura preferito? In realtà non mangio mentre leggo, cioè. 42, la tua posizione preferita per leggere? Beh, a letto, distesa, cioè tipo col libro così, anche se poi mi cade in faccia e mi faccio sempre male, però quella lì. 43, luce naturale o lampada? Beh, io di solito uso la luce della lampada perché leggo la sera, però ora che arriva l'estate, quando avrò finito gli esami, andrò al mare e leggerò ovviamente al mare con la luce naturale fino alle 8, alle 9 di sera. Uff, la voglia legge poi. 44, fuori o dentro? Ecco, anche in questo caso, discorso che facevo poc'anzi, ultimamente dentro, cioè l'inverno dentro, anche perché devo seguire le lezioni, devo studiare gli esami, quindi dentro la sera, dentro casa, però appunto adesso che arriva l'estate, magari qualcosa si può leggere anche al mare, no? Quindi all'aperto. 45. Rompi le copertine o sei attento? Allora, io tanti anni fa, diciamo fino ai 16-17 anni, stavo molto 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 attenta. Anche adesso sto attenta, sto molto attenta a non rovinare niente, però capita magari qualche volta che si rovinino, no? Le sovracopertine soprattutto. E se c'è un pochino di rovinatura, non succede niente, insomma. Certo, non rovinerò mai più i libri come ho fatto con Eragon, perché per me è un colpo al cuore, però appunto se c'è quella cosina, giusto quel poco, non importa, anzi vuol dire che è stato letto e sono appunto segni della lettura, quindi va bene così, cioè finché non si nota e non si nota, va bene. 46. Leggi anche in altre lingue? Ho provato a leggere in inglese molto 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 a rilento. Ho letto un paio di libri per bambini, appunto in inglese, però ancora un po' difficile per me. Però sì, leggo, ho letto anche in altre lingue, spero di poter continuare in futuro. 47. Che serie di libri vorresti finire di leggere? Allora, quelle di Sara J. Maas. Al momento quelle, poi di serie che vorrei finire, che ho iniziato e che vorrei finire, sono quelle della Massa adesso. Ah, ovviamente Hyperversum, che ho già iniziato a leggere, e poi tutte le altre sono da iniziare. Ah, Game of Thrones ovviamente anche, e appunto ripeto, le altre sono da iniziare ancora. 48, per quale uscita hai più hype in questo momento? Adesso sinceramente per quale uscita non lo so, perché sono tutte già uscite. In realtà sono tutte già uscite. Probabilmente per la trilogia di Falce, che di recente è uscito l'ultimo libro, per la Grishaverse, appunto, che di recente è uscito un libro della Grishaverse, devo ancora capire in che ordine e grado bisogna leggere la Grishaverse, quindi un attimo, fatemi finire prima tutto il resto. Questo al momento è in uscita, boh, cioè questo.
49, hai un book influencer preferito? Ne ho tantissimi: Mirko di Mirko Smith, Andrea di Andrea Belfiori, Ludo Dreamer, sono veramente tantissimi. Reading and Sievers, Giada del mio cuore, quanto è bella, e Gabriella, tantissimi. Quindi diciamo che i primi tre preferiti, se vogliamo fare una classifica, ma io tendo a non farle, Mirko di Mirko Smith, Andrea di Andrea Belfiori e Ludo Dreamer, che sono anche i tre booktuber, book influencer che seguo con maggiore affinità e anche da più tempo sono molto affezionata ai loro canali. 50, hai un canale, un blog o altri social? Canale e blog, anche se il blog ormai è andato a farsi benedire. Raramente uso anche Instagram per pubblicare post di libri, ma molto raramente. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti le vostre risposte, se volete rispondere a 50 domande nei commenti, altrimenti non lo so, fate un video, se volete, un post, una storia, anche se è un po' impossibile riuscire a rispondere a 50 domande su Instagram, il modo più facile ovviamente è fare un video se volete, se avete un canale o comunque se volete rispondere appunto in un vostro blog, insomma, come volete. E iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!